Il Castelnuovo, meglio noto come Maschio Angioino, è uno storico castello medievale e rinascimentale ed uno dei simboli della città di Napoli. Questo castello è stato voluto nel 1279 da Carlo I d'Angiò. È chiaro che l'originario castello non è più presente, infatti nel 1442 Alfonso d'Aragona lo ha fatto ricostruire completamente dal Laurana e dal Segrera e rappresenta uno dei monumenti del Rinascimento italiano del meridione d'Italia tra i più belli e i più interessanti. L'intero castello è stato ricostruito da Alfonso d'Aragona perché nel 1442, quando ha preso con la forza la città di Napoli, lo ha praticamente demolito. Il castello domina la scenografica Piazza Municipio ed ospita il Museo Civico di Napoli, oltre alla Società Napoletana di Storia Patria, all'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e alla Fondazione Valenzi, che dal 2009 vi ha la sua sede di rappresentanza. Siamo all'interno dell'unica struttura gotica che è sopravvissuta alla ristrutturazione completa e totale, al rifacimento totale di Castelnuovo da parte di Alfonso d'Aragona. La Cappella Palatina dedicata a Santa Barbara, che viene edificata all'inizio del 1300 da Carlo II d'Angiò, il figlio di Carlo I, colui che aveva voluto questa nuova residenza. La cappella trecentesca, come potete notare, presenta tutti gli elementi dell'architettura gotica, elementi visibili nella volta dell'abside e elementi che ben si possono cogliere attraverso le monofore stompagnate tra gli anni 20 e gli anni 40 del 1900 dal Filangieri di Candida, che si è occupato di riportare al primo stile questa realtà architettonica, appunto la Cappella Palatina. Nel corso della sua storia, il Maschio Angioino è stato utilizzato più volte come residenza temporanea per ospitare illustri personaggi. Tra questi si annoverano papi e letterati come Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca, che nel 300 soggiornarono spesso in quel maniero divenuto polo del mecenatismo reale, mentre per gli affreschi si cercarono i più famosi pittori dell'epoca, come Giotto, che nel 1332 venne chiamato per la Cappella Palatina. Nel corso degli anni il castello subì vari attacchi fino all'ascesa al trono nel 1414 di Giovanna II, che successe al fratello Ladislao e fu l'ultima sovrana angioina. La regina è dipinta come una donna lussuriosa e sanguinaria che cercava amanti tra i giovani popolani di bell'aspetto per poi disfarsi di loro appena soddisfatte le sue voglie attraverso una botola segreta che faceva finire i malcapitati in un pozzo abitato da un coccodrillo che sarebbe stato portato dall'Africa fino ai sotterranei del castello. Dal sottosuolo adesso, stranamente, facciamo un percorso ascensionale. Ci porteremo verso l'alto. Qui stiamo esattamente dentro la torre del Beverello, la torre che guarda il porto di Napoli. E questo ambiente è stato utilizzato nel corso dei secoli come prigione, ma anche come luogo per la conservazione delle derrate alimentari, a seconda dei periodi storici e dell'uso che se ne è fatto. Questa magnifica scala elicoidale, come potete notare, fatta con piperno e pietre di tufo, è stata realizzata da Guglielmo Segrera quando ha progettato l'intero impianto della cosiddetta Sala dei Baroni, della Sala del Trono. È una scala che porta esattamente sotto la cupola della Sala dei Baroni e noi la percorreremo insieme con voi per potervi mostrare poi la magnificenza della volta stellare della sala stessa. Qui avevamo certamente in posizione le guardie che dovevano vigilare sulla persona del re, mentre assiso sul suo trono riceveva ambasciatori o partecipava a sontuosi banchetti.
potete notare, i costoloni che si innestano nella muratura, nella possente muratura, vanno poi a finire intorno all'oculo centrale, che era aperto per permettere alla luce di penetrare all'interno della sala, ma anche arieggiare la stessa sala. Qui invece prendevano posto, come abbiamo già detto, i soldati che dovevano vigilare sulla persona del re, e sarà proprio nel 1486 che Ferrante d'Aragona farà chiudere le porte di questa sala e prendere prigionieri tutti i baroni del regno che avevano osato fare una rivolta contro di lui, la famosa congiura dei baroni, e da questo avvenimento nefasto che la sala del trono prenderà poi il nome, e infatti è conosciuta da tutti come sala dei baroni. Come ben sapete, fino agli anni 2000, agli inizi del 2000, questa sala veniva utilizzata regolarmente per le sedute del Consiglio Comunale, il Parlamento della città di Napoli. Con la caduta di Ferdinando II prima e di Federico I in seguito, il regno di Napoli venne annesso alla corona di Spagna da Ferdinando il Cattolico, che ne fece un vicereame. Castelnuovo perse così la funzione di residenza reale, diventando un presidio militare. Ospitava comunque i re di Spagna che giungevano in visita a Napoli, come lo stesso imperatore Carlo V, per brevi periodi. Il castello venne nuovamente sistemato da Carlo di Borbone, il futuro Carlo III di Spagna, salito al trono di Napoli nel 1734, ma perdette il suo ruolo di residenza reale in favore delle nuove regge, come il Palazzo Reale di Piazza Plebiscito, la Reggia di Capodimonte, la Villa Reale di Portici e la magnifica Reggia di Caserta. L'ultimo evento importante risale al 1799, quando vi fu proclamata la nascita della Repubblica Partenopea.